E salve a tutti ragazzi, qui come sempre il vostro Ara, benvenuti in questa nuova recensione. Sigla! Ed eccoci qui con un action figure del 2015 per la linea SH Figures prodotto da Bandai e Tamashii Nations, naturalmente da Naruto, abbiamo Kakashi. Allora ragazzi, che cosa è successo qui? So che dall'unboxing di ieri vi aspettavate uno dei due set, ma c'è stato un colpo di scena. Infatti sul canale Telegram, vedete, ho fatto questo sondaggio includendo così giusto per anche Kakashi all'interno, vedete ci sono i due set, e guardate un po'. Ha vinto la recensione di Kakashi con ben il 52% di voti in più, e quindi non potevo assolutamente ignorare questa cosa. Comunque uno dei due set arriverà nei prossimi giorni. Allora, non perdiamo altro tempo, andiamo a vedere la confezione. Molto molto figa, come al solito qui è scritto il nome di Kakashi in questi caratteri molto strani. Qui sul lato abbiamo un'immagine appunto della figure seduta, qui abbiamo sul retro un bel po' di pose e feature della nostra figure, e qui sull'altro lato semplicemente il nome Atake Kakashi. Sulla parte superiore assolutamente nulla, sulla parte inferiore il bollino di importazione Cosmic. Inoltre vi ricordo che questa action figure è in edizione limitata, quindi appunto dopo un po' di tempo andrà esaurita e il prezzo si alzerà alle stelle. In questo caso comunque, se volete acquistarla, potete farlo direttamente tramite il mio sito Aras Reviews Shop, che trovate qui sotto in descrizione oppure sulla scheda che apparirà qui. Se siete pigri per andare nel sito, potete anche contattarmi privatamente con i contatti che trovate sempre qui sotto in descrizione. E in descrizione c'è anche il canale Telegram che avete visto prima. Comunque, non perdiamo altro tempo sulla confezione, andiamo subito a vedere la nostra figure fuori da essa. Passaggio intermedio nel blister. Ed ecco qui il nostro Kakashi e tutti i suoi accessori. Come vedete abbiamo l'imbarazzo della scelta. Allora, partiamo subito a vedere questa coppia di kunai, che sono splendidamente realizzati in questo color gunmetal. Poi vedete la fascia fatta in questo painting bianco, tutto molto preciso e pulito. Inoltre abbiamo questa coppia di mani intercambiabili a palmo spalancato, naturalmente sono destra e sinistra, comunque anche queste molto ben realizzate. Lo scalpo delle unghie è fatto bene, e anche la placca metallica che Kakashi ha sul guanto, tutto abbastanza preciso. Poi abbiamo queste due mani che sono sinistre, vedete questa in questa posizione particolare, e invece quest'altra con il palmo abbastanza aperto. Inoltre abbiamo queste due mani sempre destra e sinistra, vedete, per impugnare appunto i kunai, anche queste comunque realizzate molto molto bene. E poi abbiamo queste altre due mani sempre destra e sinistra con le due dita alzate in questo modo. Continuando ancora con le mani, abbiamo questa mano destra che impugna, come vedete, tra due dita il classico manuale di Kakashi, tra l'altro con la stampa e la copertina praticamente perfetta. Guardate che figata, purtroppo da dentro non c'è nessuna immagine, è vuoto ed è ovviamente rimovibile dalla mano in questo modo. E poi abbiamo anche la mano destra con incluso l'effetto del Chidori, la mossa speciale di Kakashi, anche questa molto molto ben realizzata, devo dire, così come anche l'effetto, mi piace molto come l'hanno fatto. Ancora ragazzi, abbiamo questo viso intercambiabile, vedete, con l'occhio dello Sharingan aperto, molto molto figo. Guardate, il sistema è molto particolare di cambio del viso. E poi abbiamo questa mezza testa qui, praticamente senza capelli. Perché? Ora ve lo spiego subito. Comunque qui, come potete vedere, il viso è uguale a quello di prima, solo che ha l'occhio destro chiuso. Naturalmente qui il viso è intercambiabile in questo modo, vedete ci sono anche i capelli di dietro. Allora, perché c'è questa mezza testa? Perché lui, quando appunto si alza la fascia, che normalmente vedete è su quell'occhio appunto, perde questi ciuffetti che ha qui, quindi sono stati attentissimi anche a questo particolare. Infatti con la fascia alzata non ha più i ciuffetti, vedete che li vanno in questo modo, quindi è davvero una figata. Naturalmente questi capelli poi si potranno andare a mettere sopra questa testa, poi vedremo il tutto nelle pose fighe. Comunque andiamo a vedere il nostro Kakashi più nel dettaglio. Questo qui è il viso appunto classico con la benda calata sugli occhi, tratto distintivo di questo personaggio, devo dire molto molto ben realizzato in tutto e per tutto. Il painting è abbastanza preciso, il tutto è molto pulito. Vediamo il classico outfit dei ninja con il gilet di questo color verdone, molto molto ben realizzato. Qui c'è la zippa argentata, lo scalpo è tutto molto molto preciso, qui ci sono, vedete, anche questi due bottoncini argentati, e sul retro c'è il classico simbolo a spillare
E sul retro c'è il classico simbolo a spirale, tutto in rilievo, così come anche altri due bottoncini fatti in maniera impeccabile. Qui vediamo il simbolo a spirale anche sulla spalla, così come anche sull'altra spalla. Vediamo queste maniche un po' alzate che rivelano un po' di carnagione. Vediamo che sono incluse naturalmente le mani chiuse a pugno. Qui vediamo la borsetta sulla parte posteriore. E qui vediamo la classica tasca per i kunai o altri aggeggi ninja. Qui vediamo le fasce alle caviglie e i classici sandali del mondo di Naruto, che hanno le dita davanti scoperte, e qui c'è anche il tallone scoperto. Insomma ragazzi, come dettagli questa figure è veramente fenomenale. Ma andiamo a vedere le articolazioni. Abbiamo qui la testa su cerniere sfera, che può guardare molto bene verso l'alto, può guardare anche verso il basso. Abbiamo anche l'articolazione alla base del collo per un ulteriore movimento, e naturalmente la testa può ruotare a destra e sinistra. Alle braccia abbiamo la cerniera che permette l'apertura praticamente a 90 gradi, anzi qualcosa in più. Poi abbiamo una splendida sfera interna che permette un ulteriore raggio di movimento, così come la rotazione a 360 gradi, e inoltre un incredibile butterfly joint che permette questo allungamento del braccio in avanti, che secondo me è fenomenale. Poi abbiamo la rotazione qui al bicipite, doppia articolazione qui al gomito, rotazione al polso e piegamento al polso. Qui a mezzo busto abbiamo il piegamento in avanti e indietro, nonché laterale in questo modo grazie alla sfera, e c'è anche un po' di rotazione. E alla vita abbiamo la rotazione laterale in questo modo e anche un po' di piegamento in avanti e indietro, sempre grazie alla sfera. Questo pezzo, vedete, è mobile, quindi non limita le articolazioni. Alle gambe abbiamo il piegamento in avanti in questo modo, guardate quanto va sulla gamba, ottimo. Piegamento all'indietro qui un po' limitato dalla borsetta, qui assolutamente non limitato. Poi abbiamo la rotazione qui alla parte superiore della gamba, l'apertura fino qui, doppia articolazione al ginocchio, molto bella da vedere e anche funzionale. Piegamento del piede in su, piegamento del piede in giù, rotazione laterale in questo modo e anche la rotazione della caviglia in questo modo, e anche il piegamento alla punta del piede. Insomma ragazzi, questo Kakashi è incredibilmente ben posabile, forse la miglior SH Figures di Naruto per quanto riguarda posabilità, almeno che io abbia recensito fino adesso, ed è probabilmente una delle migliori SH Figures per quanto riguarda le articolazioni che abbia mai avuto tra le mani. Comunque andiamo a misurare l'altezza di questo Kakashi, e siamo praticamente sui 16 cm, ovvero sui 6,5 pollici. Lo andiamo a paragonare con il mitico Monnezza Spider-Man, che essendo 7 pollici ovviamente risulta fuori scala con una figura del genere. Lo andiamo a paragonare con una Marvel Legends classica altezza 6 pollici, come vedete praticamente sono in scala perfetta. Comunque ragazzi, il voto che mi sento di dare a questa figure è un bel 10 pieno. Secondo me la SH Figures ha fatto un grandissimo lavoro su questo personaggio, inoltre l'ha riempito di accessori e quindi di possibilità per posarlo. Secondo me meglio di così, ragazzi, era davvero davvero difficile fare. Fatemi sapere comunque il vostro parere sul mio voto su questa figure con un commento qui sotto. Lasciate il mi piace se questo video vi è piaciuto, e se volete aiutarmi potete condividerlo. Vi ricordo ancora una volta che in descrizione trovate tutti i miei contatti social per seguirmi a 360 gradi, il mio negozio Aras Reviews Shop se volete comprare action figure, tra cui questa. Io vi lascio alle pose fighe, ciao da Arada, Kakashi, e collezionate sempre.